Ciao ragazze, benvenute in questo video. Questo video è un video di make-up. Praticamente ho fatto degli acquisti su una collezione della MAC che sta per uscire a breve in Italia. Quindi volevo farvi il video velocemente in modo che se qualcuna di voi ha intenzione di prendere queste cose che sono in edizione limitata e credo sarà difficile riuscire ad accaparrarsele. Infatti io non sono riuscita a prendere tutti i pezzi che volevo, me ne mancherebbe uno che spero di trovare in Italia. È la collezione praticamente chiamata Boom Boom Bloom. Questa collezione secondo me è stupenda per chi è appassionato di make-up barra collezionista. Io sinceramente anche solo per il pack minimo un pezzo l'avrei preso perché niente, ho la fissazione dei rossetti Limited della MAC, però in questo caso mi piacevano molte cose purtroppo. Quindi ho fatto acquisti. Queste cose sono in vendita in anteprima sul sito Selfridge, che vi lascio giù nell'info box, diciamo come link. Io le ho prese da lì, è un sito che spedisce dall'Inghilterra, quindi non c'è dogana, e facendo praticamente la registrazione, e voi mettete la lingua italiano, cioè l'euro con la lingua italiano, e vi farà mettere nel carrello, vi chiederà se volete mettere nel carrello, ma vi spunta in alto nel caso cliccate lì. E praticamente sarebbe una specie di abbonamento annuale per le spedizioni. In pratica pagate 10 euro per le spedizioni e potete comprare per un anno senza pagare più le spedizioni. Considerate che le spedizioni da quel sito costano se no 18 euro o sterline, adesso non ricordo, invece se voi fate questo abbonamento pagate 10 euro e in più se fate altri acquisti potete usufruire della spedizione gratuita. In più i prodotti sul sito, su quel sito lì costano qualcosina meno rispetto a quanto costeranno sul sito della MAC, però ovviamente nel caso aspetterete le uscite in Italia se non volete fare acquisti all'estero e le volete lo stesso. In pratica io facendo il conto ho pagato 5 euro le spedizioni se andavo a calcolare quanto le avrei pagati sul sito della MAC. Allora, la collezione intanto ha un pack stupendo che vi vado a far vedere, sia il cartonato che il pack interno. Questo qui è il cartonato, è bianco lucido, cioè lucido, sì, una carta un po' patinata, con questi fiori di ciliegio, petali di fiori di ciliegio che vanno a scendere tipo pioggia, e si compone di una palette occhi con 9 ombretti, 9 cialdine, due illuminanti che sono stupendi ragazze, uno sui toni dell'oro e uno sui toni del rosa, poi 5 rossetti e 4 lip gloss e un diciamo Fix Plus, lo spray diciamo della MAC in edizione diciamo limitata. Con il pack, sempre che riporta questa stampa, e andiamo a vedere quello che ho preso io. Allora, ragazze, come avete già visto, ho preso la palette occhi, questa qui, che si chiama, ha un nome? No, non ha un nome, e che dentro alla scatolina viene nel pack classico delle palettine a 9 colori della MAC, però con il colore bianco, questi sempre petali nella parte trasparente la palette si chiama Kabuki Doll, dietro c'è scritto, vedete? Poi c'è tutte queste parti che di solito sono argentate, adesso non so se si possono vedere che sono tipo rosalilla e questa cosa viene ripetuta anche sui rossetti. La palettina va praticamente ad aprirsi, togliere la plastichina, e all'interno c'è questi 9 colori, e come vedete c'è questo come si dice? Hardware rosa metallico, stupendo. Questi sono i 9 colori, una palette diciamo nude che può andare bene a tutte, con questo colore tipo rame, fantastico, stupendo. Io non l'ho ancora sbocciata perché aspettavo di fare il video e le foto per Instagram. Ragazzi, c'è stata un'interruzione perché Chiara si era svegliata e non mi ricordo nemmeno cosa vi stavo dicendo. Comunque vi avevo fatto vedere
la palettina, che io dalle foto che ho visto su Instagram in generale, alcuni colori sembrano più rosati, comunque ragazze, veramente sono dei colori nude, in base sì, neutro, calda, e come riferimento vi dico che questo colore è tipo un color rame, quindi se lo vedete rosato sulle foto, ecco, così dovrebbe rendere. Se lo vedete, cioè proprio rosa, la foto diciamo non è, è un po' falsata. Quindi questa qui, la palettina occhi. Tra l'altro mi hanno inviato tutto in questo pacco, che si apriva così, con dentro c'era questa carta con l'adesivo. E i prodotti erano dentro a questa pochettina Selfridge, molto carina. Poi cerco di accelerare perché a fine video vi faccio gli swatch sulle labbra dei prodotti dei rossetti e su Instagram, se non mi seguite magari insomma andate a vedere, vi metto le foto, magari rendono meglio perché sono un po' più ravvicinate dei prodotti che ho preso e se riesco anche degli swatch, spero. E anche se gli swatch sulle braccia, eccetera, comunque lasciano il tempo che trovano, secondo me è meglio gli swatch sulle labbra o andare a vedere direttamente i prodotti, anche se questi andranno a ruba, io ve lo dico già. Poi ho preso dei 4 lip gloss, ne ho preso soltanto uno ed ho preso il colore Earth Melter, penso che forse dalla scatolina si vedeva meglio questo qui, che è un colore malva scuro, ragazze, rosa malva scuro, che vi vado a far vedere. Questo qui è l'applicatore classico, è scriventissimo praticamente, ragazze, cioè in diretta, così per gli scettici. Però io così non riesco bene a mettere il colore, comunque è molto coprente per essere un tipo gloss, un prodotto del genere. E il pack è sempre lo stesso, con questa parte bianca con i petali e poi tutti i petali nella parte sotto trasparente. E veniva nella sua ovviamente scatolina come tutti i prodotti, che è sempre fatta insomma così bellissima. E poi per esempio il lip gloss veniva meno, anche la palettina nel sito, invece i rossetti avevano lo stesso prezzo di quelli, almeno penso che saranno i prezzi sul sito della MAC. E per ultimo, ragazze, i pezzi forti, secondo me, cioè i pezzi forti per me perché sono la parte che io adoro di più, e avrei voluto prendere anche gli illuminanti, ma erano terminati, sold out. Ho preso due rossettini che sono questi qui. I colori sono questi qui. Ho preso io Framboise Moi e l'altro, non mi ricordo il nome, Vagasa Twirl. Allora, gli altri colori che non ho preso erano un rosa molto chiaro, molto molto chiaro, che pensavo non mi stesse bene, un nude però pescato, molto pescato, e poi c'era un fucsia molto acceso. Io sono tutti matte i rossetti di questa collezione e io ho deciso di prendere diciamo, color lampone, fragola, e un nude con una punta di malva, che adesso vi faccio vedere, ma proprio leggera punta di malva. Allora, questo qui è il pack del rossetto, non renderà mai la sua bellezza, stupendo. Non fate caso alle mie unghie perché le avevo sistemate, ma poi mia figlia ha deciso di venire in braccio e quindi fatto così. Questo è Framboise Moi, che è il color lampone del fragola, diciamo. Stupendo, adesso ve lo faccio vedere, prima swatchato qui e poi a fine video, ragazze, sai che ve lo dico a fare, purtroppo la mia videocamera non rende tantissimi colori, ma è veramente stupendo, stupendo, cioè è un colore spettacolare, spettacolare, e l'altro è Vagasa Twirl, non so se prima ho sbagliato a dirlo, che è questo nude,
rosato con una punta di malva che spero mi stia bene. Bellissimo. Stupendo. Stupendo, ragazze. E insomma, questi qui erano i prodotti che ho deciso di prendere io. Vi volevo fare il video perché purtroppo quando i prodotti poi sono sul sito della MAC, il tempo che li mettono sono tutti sold out, quindi uno non fa nemmeno in tempo ad andare a vedere i colori su internet, eccetera, che sono finiti. Quindi magari ho detto può essere utile a qualcuno e insomma, quindi ve l'ho voluto fare. E niente, ragazze, adesso vado a togliere, a rimuovere il gloss che indosso. Ho messo a posto un gloss perché dopo sapevo, tra l'altro il color tipo fragola, rosso fragola, non si toglie ovviamente come tutti i colori della MAC, infatti dopo lo metterò per ultimo e vado ad applicarli sulle labbra e vi faccio vedere gli swatch sulle labbra. Stupendo, tra l'altro anche se sono dei rossetti matte si applicano veramente facilmente, non sono secchi e quindi ancora meglio. E niente ragazze, questi erano i miei acquisti online, vi lascio sotto nell'info box i link e se volete vedere meglio gli swatch, soprattutto gli swatch della palette, andate a vedere su Instagram. Ciao ragazze.